Uomini e donne, la prima notte di Federico Carola, è stato portato champagne in camera. Cosa è successo tra Carola e Federico dopo la scelta finale avvenuta a Uomini e Donne? Nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi c'è stata la fatidica e attesa registrazione in cui il giovane tronista romano ha svelato il nome della persona con la quale intende costruire il suo futuro fuori dallo studio TV Mediaset. Ad avere la meglio, alla fine, è stata la giovane Carola, che è riuscita a battere la rivale Alice e a conquistare il cuore del tronista. Intanto in queste ore arrivano dei retroscena su quanto è successo dopo la registrazione, i due avrebbero passato la notte in albergo insieme. Nel dettaglio, l'appuntamento con la registrazione di Uomini e Donne del 7 marzo 2023. È stato caratterizzato dalla fatidica e attesa scelta finale del tronista Federico. Dopo essere stato protagonista di un percorso che è durato ben 6 mesi, il tronista ha messo la parola fine alla sua avventura televisiva e lo ha fatto svelando il nome della ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore. Ad avere la meglio, a questo rush finale, è stata la Carola, la reazione della ragazza è stata positiva e, dopo aver ascoltato la dichiarazione d'amore del tronista, ha risposto con un laconico sì. Federico ha deciso di stupire la sua pretendente e lo ha fatto con un grosso peluche all'interno del quale era contenuto il messaggio "Sei la mia scelta". Insomma, un lieto fine per la coppia nata Uomini e Donne, ma cos'è successo dopo la registrazione della scelta conclusiva? A svelare dettagli e retroscena sulla prima notte d'amore vissuta dalla coppia Carola Federico è stato il sito Isaikia, il quale ha svelato grazie alla segnalazione di una talpa, che i due hanno trascorso la notte insieme in albergo. È arrivata prima lei con un enorme panda a pupazzo. Lui è arrivato dopo un'oretta. È stato portato dello champagne in camera, ha svelato questa persona che lavora nell'albergo dove hanno soggiornato i due protagonisti della scelta avvenuta a Uomini e Donne. Lei aveva un'aria proprio sognante ed è molto più bella dal vivo, si legge ancora nella segnalazione su Carola e Federico. I due, quindi, hanno avuto modo di approfondire la conoscenza con la prima notte insieme in albergo. Pronti ormai a viversi lontani dai riflettori della trasmissione di Maria De Filippi. La carte să rubrând urile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus. Oh,